Antonella Ferrari, madrina a Village for All, per il terzo anno consecutivo Agitando. Perché si diventa madrina di un'iniziativa così bella? Perché si è molto amiche di chi organizza questa bellissima manifestazione, perché si crede nel turismo accessibile. Io, facendo l'attrice di lavoro e continuando a girare l'Italia, mi accorgo di quanti sono i problemi e di quante bellezze abbiamo che a volte non riusciamo a far vedere e ad esaltare. Quindi una fiera come questa, dove si pone l'accento sul turismo accessibile, è la cosa migliore che ci possa essere, ed è giusto che, e sono felice di esserci. Questa è stata anche l'occasione per presentare una tua creatura, Più forte del destino. Perché questo titolo? Ma questo è il libro che parla della mia vita. Più forte del destino è la storia della mia diagnosi di sclerosi multipla, ma anche la storia di un'attrice che, nonostante la propria disabilità, continua a fare il suo lavoro. Quindi è un libro che sta andando molto bene, già la quarta edizione, ha vinto un premio e sta diventando uno spettacolo teatrale che girerà l'Italia. Quindi è sicuramente una bellissima soddisfazione, e ogni presentazione del libro è ricca di amore e di tantissima gente. Quindi sono molto felice. Come mi dicevi, fai l'attrice. Che significa fare l'attrice e condividere nello stesso tempo una, tra parentesi, diversità? Sì, sì, ma infatti io non ho mai fatto mistero della mia disabilità, ho sempre detto anche in televisione quello che ho. Ho fatto tantissimi ruoli anche non di disabile a teatro, ho fatto tanti ruoli al cinema e in TV. Adesso tra poco ci sarà questa fiction che debutta su Rai 1 per la regia di Pupi Avati, dove io insomma sarò tra i protagonisti, e ho avuto l'onore di lavorare con un grande del cinema che non guarda se sei malato o se sei sana, guarda se sei brava e se sei preparata. Dovremmo guardarlo tutti. Io, abituata a vivere in equilibrio su una gamba sola, non sono immune alle vertigini, ma è più forte la voglia di volare che la paura di cadere.